poesia Prati è la più significativa, a mio avviso, di questo, come dire, connubio, non stacco, fra terra e aria. Forse non è nemmeno vero quel che a volte ti senti urlare in cuore, che questa vita è dentro il tuo essere un nulla e che ciò che chiamavi la luce è un abbaglio, l'abbaglio supremo dei tuoi occhi malati, e che ciò che fingevi la meta è un sogno, il sogno è l'infame della tua debolezza. Forse la vita è davvero quale la scopri nei giorni giovani, un soffio eterno che cerca di cielo in cielo chissà che altezza, ma noi siamo come l'erba dei prati che sente sopra sé passare il vento e tutta canta nel vento e sempre vive nel vento, eppure non sa così crescere da fermare quel volo supremo né balzare su dalla terra per annegarsi in lui. Ma non solo non sa, non vuole neanche, perché le radici sono molto forti, radici che ella sente proprio molto nella sua terra. È difficile dire se più a pascuro o più qui, io credo più qui. Radici, gronda di neve disciolta la casa, trasale l'anima al tonfo delle gocce fitte, così sfacendosi dolorano le cose, ma lontano, oltre i veli del sole e gli insicuri riflessi, oltre il trascolorare delle ore, vive un esiguo mondo d'erba e di terra, radici profonde nel crembo di un monte, a primavera votate si celano, e conosco io sola il nome di ogni fiore che fiorirà, la luce, il pezzo di zolla in cui prima riappaia la tenera esistenza delle foglie, radici profonde nel grembo di un monte conservano un sepolto segreto di origini, e quello per cui mi riapro stelo di pallide certezze. Alludevo prima al lavoro del mio allievo sulla genesi e la natura nella poesia di Antonia Pozzi, e questo è uno dei testi più importanti di quel discorso. Un'altra cosa che mi sono divertito a fare preparando questo libro è l'analisi, la verifica di quante volte ricorrono le parole anima, cuore, cose nel canzoniere della Pozzi. Il primato lo detiene il vocabolo anima, c'era da presupporlo, no? Mi pare 44 lettere. Però cose, è altissima la presenza di cose, ed è quello che cerco di dimostrare in questo piccolo studio. La presenza delle cose e il legame con la terra in una poetessa così spirituale e così portata all'ascetica. Una cosa non esclude l'altra. Uno dei testi più ascetici di Antonia è naturalmente Il sogno sul colle, ma quello non è in Lombardia. Quello si svolge ad Assisi. In un mattino chiaro vorrei salire, salutare di là dalle lievi chiome d'argento, il pallore delle nubi, il volo delle menti verso il sole. Vorrei essere un frate silenzioso che va con i suoi sandali di corda sotto gli archi di un chiostro e attinge acqua all'antica vera del pozzo, le seta, le lavande, le rose. Vorrei dinanzi alla mia cella avere 4 metri di terra ed ogni sera al lume delle prime stelle scavarmi lentamente una fossa, pensando al tramonto dolcissimo in cui verranno salmodiando i fratelli e in mezzo ai cespi delle lavande mi coricheranno posandomi sul cuore come fiori morti queste mie stanche mani chiuse in croce. E qui si compie l'ascesis, itinerario ascetico di Antonia in un paesaggio che non è quello lombardo, ma innumerevoli volte si compie un itinerario ascetico altrettanto intenso in Lombardia e innumerevoli altre volte si verifica l'attaccamento alla terra di un'anima forte, non fragile come si è sempre ripetuto la solita storia che si dice di Antonia Pozzi.
anima troppo fragile per reggere al peso della vita, sì, d'accordo, l'ha liquidata così mortale nella prefazione, così come ha liquidato la sua opera poetica, dicendo che più o meno era un diario in versi, comunque dignitoso, d'accordo. In realtà si tratta di ben altro. La fragilità e la forza, anche qui ci sarebbe da discutere a lungo, no? In che cosa consistono. Antonia Pozzi era una fanciulla, una ragazza molto educata, era una ragazza di estrema gentilezza, ma non fragile, era una ragazza votata all'obbedienza. Ecco, ciò non toglie che la sua fosse una forza e un'intensità di sentire altissime. Non ha retto al peso della vita, è vero. Le hanno dato il colpo di grazia sicuramente anche le leggi razziali che hanno colpito i suoi più cari amici, e il suo suicidio a mio avviso però è stato un po', come si dice, demonizzato, esagerato, no? Tu vai che si suicidano, poi si parla solo di loro come suicidi, e come morselli, no? Si è suicidato, va bene, ma vediamo che cosa ha fatto in vita. Ecco, si può giungere al gesto del suicidio, nel caso di Antonia è eclatante perché l'ha fatto a 26 anni, ed essere innamoratissimi della vita. Anzi, se ci riflettiamo bene, è ovvio che sia così. Il caso di Antonia Pozzi è, al di là della sua vita, del suo suicidio, il caso di una poesia matura, perfetta, a 26 anni. E chi lo batte? Sapete chi è? È uno solo, è Corazzini. Sergio Corazzini e forse Arthur Rimbaud, che a 21 anni entrambi cessarono di scrivere. Corazzini perché morì, e Rimbaud perché nemmeno la poesia bastava la sua sete di assoluto. Antonia Pozzi appartiene a quei forever young della letteratura a pieno diritto, e non va vista come una cessazione, come dire, che toglie qualcosa alla sua poesia, il suicidio. Secondo me la sua poesia è perfetta così. Ha raggiunto una pienezza a 26 anni. Se pensate che certi testi li ha scritti a 18, erano già perfetti, ma anche Leopardi non ha scritto a 20 anni Il primo amore, a 21 anni L'infinito. La poesia è giovane, no? Con tutte le sciocchezze che si dicono sulla vecchiaia, che la vecchiaia è un'età di grande maturazione, ma i grandi sono sempre stati grandi da giovani. E Antonia Pozzi è questo, è una grande poetessa, giovane per sempre. In questo libro, che ha una storia molto travagliata, non ho mai fatto tanta fatica a vedere l'uscita di un mio libro come questa volta, e raccogliamo tutte le poesie, questo è ovvio, di Antonia Pozzi, una sua biografia a cura di Alessandra Cenni, un mio saggio e una mia sezione in cui annovero, raccolgo delle testimonianze poetiche su di lei, l'abbozzo del romanzo e naturalmente moltissime, quasi tutte le lettere. La redazione, come vi dicevo, è stata travagliata, quasi sempre lo sono le cose che si fanno a più di una mano, purtroppo è così, e finalmente vedrà la luce nei prossimi giorni. Il titolo sembra L'età delle parole, ma non siamo così, perché anche sul titolo c'è un ulteriore questo. Devo leggervi il messaggio che mi ha pregato di comunicarvi la mia co-curatrice, che è Alessandra Cenni. Ricordare la morte di un grande poeta è anche festeggiare il suo compleanno nel tempo. È occasione per riflettere sull'insegnamento che la poesia e la vita di Antonia ci hanno lasciato. Anche se non sono presente stasera, il fatto di averle dedicato 30 anni di attività di studio mi autorizza forse a trasmettervi l'auspicio che gli studi su Antonia si svolgano nel clima più sereno possibile. Solo così si può autenticamente ricordarla con la coerenza necessaria a chi crede ancora nella poesia. Io non ho il minimo dubbio su questa serenità, anche perché qui ho trovato un ambiente veramente di un'accoglienza, di un calore, a cominciare da Gabriella Pizzala, che non conoscevo. Vi ringrazio dell'attenzione, buona continuazione.